Allora, io vorrei che tu facessi come prima cosa una piccola presentazione di te stessa, come sei arrivata a essere giornalista e a scrivere il libro L'osso di Dio. Com'è andata? È andata che quando sei piccola ti chiedono cosa vuoi fare da grande. E io a 12 anni ho scritto una lettera a Indro Montanelli chiedendogli come faccio a diventare giornalista. Mi ha risposto in 3 giorni, ho la lettera qui appesa in soggiorno, dicendomi studia, studia più che puoi, impara, conosci il mondo, conosci la vita e poi pensa a diventare una giornalista, perché molti giornalisti non sono preparati, non sanno quello di cui scrivono. Tu studia, preparati e vedrai poi. Se veramente hai questa passione riuscirei a diventarlo. Ho studiato, mi sono laureata, poi in scuola di giornalismo, primo stage a Repubblica e sono stata fortunata perché Repubblica ha aperto una redazione a Bari e cercavano un giornalista pugliese sotto i 30 anni che non avesse mai lavorato in Puglia. Ero il candidato ideale e così è iniziata la grande avventura in una redazione splendida perché eravamo tutti ragazzi sotto i 30 anni, con la passione, la freschezza, la voglia di capire, di cercare. È stato il modo migliore forse per iniziare. Ecco, senti, quindi Angela Donato, l'hai proprio cercata, cioè è stata una donna, perché ci sono tante donne, che hanno esperienza con la mafia, noi sappiamo dalle madri, alle sorelle, collaboratrici, testimoni. Adesso nella mostra che si è inaugurata qui a Biella, Donne e Mafia, c'è una carrellata di 45 pannelli dove ci sono in mostra tutte queste donne che in qualche maniera sono collegate alla mafia. Perché proprio Angela Donato? L'hai proprio cercata, cioè hai proprio cercato lei o casualmente hai trovato questa storia che ti interessava? La storia di Angela Donato l'ho scelta perché nessuno l'aveva mai raccontata. In Calabria ci sono pochi giornali locali, nessuna redazione nazionale, tranne forse la RAI. E tutto quello che succede in quel paese viene in quel paese, in quella regione, viene spesso ignorato. Allora, andare a cercare la storia di questa donna che ha avuto il coraggio di indagare da sola sulla morte del figlio e di incastrare gli assassini era un motivo per raccontare ciò che nel mio lavoro quotidiano di giornalista non riesco, non trovo lo spazio di scrivere perché i giornali sono divorati dalle notizie, c'è sempre una notizia del giorno che ti incalza. Andare a cercare la storia di Angela Donato è stato un po' trovare respiro, dare respiro a una storia che rischiava di essere dimenticata. E allora ecco libri, ecco un libro come L'osso di Dio, per raccontare storie che sui giornali non sono mai finite. La storia di Angela Donato, infatti, non era stata mai raccontata da nessuno. C'era stato solo paradossalmente un corrispondente della stampa che era andato a seguire la prima fiaccolata delle donne calabresi contro la mafia e aveva fatto un articoletto di 30 righe sul giornale torinese. E da lì, appunto, è nata la voglia, andiamo a capire che sta succedendo in Calabria, chi sono queste donne che sfilano contro la 'ndrangheta. E lì ho incontrato Angela, e lì è nata la voglia appunto di scrivere un libro per raccontare quello che sui nostri giornali, sui telegiornali, sui programmi di approfondimento non c'è spazio per raccontare perché non è la notizia del giorno. La storia di Angela Donato poi l'ho scelta, ho voluto fortemente raccontarla perché tu giustamente dicevi che a Biella avete una mostra in cui si ripercorre la storia di donne, di tante donne che prima hanno vissuto all'interno della mafia, poi a un certo punto hanno detto basta e hanno collaborato o comunque denunciato. Però in Calabria, nell''ndrangheta, dove c'è un meccanismo per cui l'organizzazione mafiosa è organizzazione familiare, le donne non avevano mai parlato. Angela Donato è stata la prima a collaborare con la polizia, la prima a rompere gli schemi e le regole. Perciò raccontare la sua storia per una giornalista per me è stato particolarmente importante perché sono entrata nel meccanismo dell''ndrangheta dal di dentro con gli occhi di una donna. Alla mostra è venuto Nando Della Chiesa che ha inaugurato appunto questa mostra e noi nella nostra serata del caffè letterario parleremo anche di alcune storie che sono riportate sulle Ribelli, il libro di Nando Della Chiesa. E io ho fatto un collegamento, nel senso che ho letto le storie, e in particolar modo quello di Salvatore Carnevale, no? E mi chiedevo, cioè ho visto che c'è un parallelo, nel senso che sia Angela Donato e sia la mamma di Salvatore Carnevale hanno fatto di tutto perché i loro figli
non cadessero in questo mondo della mafia, no? Hanno cercato di mandarlo a studiare lontano, hanno cercato di trovare altri nuovi interessi, però i ragazzi poi sono sempre tornati lì. C'è un motivo particolare al di là di quello del legame con la terra, cioè io vorrei capire, questi ragazzi non si rendono conto del pericolo o della situazione che c'è nella loro terra o tornano conoscendo, però sapendo che il rischio c'è? I ragazzi calabresi, siciliani dei piccoli, piccolissimi paesi come quello di Santino Panzarella a Filadelfia, che è un paese vicino alla Lamezia Terme, ma fatto di poche case e poche strade. Per quanto tu li allontani, per quanto gli dai delle alternative, il loro paese, la loro piazza, il bar, quegli amici sono il loro mondo e far parte della 'ndrina di riferimento, della cosca si direbbe in Sicilia di riferimento. E per loro acquistare uno status sociale a volte non è neanche tanto il guadagno facile, i soldi che girano, è proprio l'essere parte di un gruppo, il sentirsi riconosciuti, è questo che li attrae. E a quel punto non valgono regole, non vale la paura, non vale il rischio, e l'adrenalina di sentirsi qualcuno nel loro contesto sociale. In altri campi può essere il ragazzino oggi sogna di andare X Factor ad amici e l'apparire in televisione. Ecco, Santino Panzarella 20 anni fa, facendo parte di quella realtà, appariva, era qualcuno e trovava una sua identità. Ed è questo il rischio più grande per i ragazzi che vivono a stretto contatto con la mafia. Il fascino, la fascinazione di questi gruppi su degli adolescenti che cercano solo la loro strada. Senti, ecco, mi hai già detto che appunto forse può essere appunto sia sicuramente l'intervento di queste donne come Angela Donato, altre donne che si sono battute e che portano avanti questa causa, e sia l'informazione, però altre cose che possono al giorno d'oggi servire per contrastare, perché adesso noi abbiamo una mafia quasi di ritorno qui al nord, non solo al sud. E quindi che cos'è che può contrastare o se non altro informare, perché forse effettivamente l'unica cosa che può servire è informare, perché se uno è informato forse può anche poi decidere o scegliere che cosa fare. L'esempio è importante perché una sciocchezza, una stupidaggine. Oggi su Repubblica.it ho scritto l'articolo di un imprenditore nel Salernitano che aveva avuto una richiesta di estorsione 100.000 euro, doveva pagare, era stato minacciato lui e la sua famiglia. Questo imprenditore non ha avuto paura, è andato dai carabinieri, ha denunciato e le due persone che lo avevano minacciato sono state arrestate. Domani l'imprenditore che ha il capannone a fianco a questo imprenditore, vedendo che il sistema, la legge ha funzionato, che l'imprenditore è stato tutelato, farà lo stesso. Domani ancora quello ancora accanto. È così che si inizia a sradicare un sistema. È l'esempio, è quando le cose funzionano. Dal racket alla scuola, quando il ragazzino denuncia il bulletto che gli ruba la colazione o gli mette su Facebook un video per prenderlo in giro, il ragazzino lo denuncia e viene tutelato dal preside e dai genitori, quel ragazzino diventerà un ragazzo forte che crederà nelle leggi. Non serve tanto, non servono grandi rivoluzioni, servono piccole azioni quotidiane in cui ognuno di noi si sente investito di responsabilità. Se Ecco. ognuno di noi dà il buon esempio, allora forse qualcosa può davvero cambiare. Ecco, appunto dicevi appunto che Angela Donato sta facendo proprio questo, no? Perché lei va nelle scuole e parla della sua esperienza. Assolutamente sì, Angela Donato è una donna con la terza elementare che fa la bidella in una scuola di Coringa e va nelle scuole a parlare di mafia e di antimafia e lo fa parlando con lo stesso linguaggio degli 'ndranghetisti. Con lo stesso codice. E allora è molto più importante una testimonianza di una donna così per dei ragazzi, di 1.000 sentenze di un tribunale, di 100 articoli dell'inviato del giornale nazionale. Appunto l'esempio di chi come Angela Donato ci mette la faccia, ci ha messo la faccia e rischia la vita tutti i giorni.